Nella sede dell'Istituto del Nastro Azzurro in Piazza Plebiscito, il sindaco Luigi De Magistris ed il suo collaboratore di staff Alessio Postiglione hanno ricevuto le medaglie europee della Federazione Italiana dei Combattenti Alleati. La cerimonia è stata organizzata dal presidente della sezione regionale FIDCA, Nicola Maraglino, in segno di apprezzamento per l'impegno quotidiano al servizio della città. La federazione, dal 1972, riunisce gli ex combattenti di tutte le guerre affrontate dalle nazioni alleate in Europa nel pieno riconoscimento del loro sacrificio. Certe volte c'è un po' una distanza tra il popolo e le forze armate, tra il popolo e l'esercito, perché viene visto sempre come qualcosa, l'aspetto militare come qualcosa di invasivo, come qualcosa che minaccia. Noi dobbiamo ricordare che l'esercito ha una funzione innanzitutto di difesa di quella che è la nazione, gli ideali e anche della nostra amata Costituzione repubblicana. Oggi da sindaco di Napoli, quindi sindaco di tutti, militari, ex militari, combattenti, reduci, persone che hanno medaglie come alcuni di voi, credo che è un sintomo, è un segnale di unità e quindi con molto piacere oggi raccolgo questa vostra testimonianza nei miei confronti. Grazie. Dare il nostro contributo morale al nostro paese, alla nostra città, che in questo momento più che mai ha bisogno di tutti quei valori universali che ci sono stati tramandati dalla nostra resistenza.